Bella a tutti i ragazzuoli da GavGamer74, siamo su PES 2019 modalità MyClub, novità del giovedì 16 maggio. Ragazzuoli, che dire, siamo ormai agli sgoccioli, diciamo che i campionati sono rimasti un paio di giornate, in alcuni paesi sono già stati aggiudicati i vari scudetti. Che dire, siamo proprio agli sgoccioli, ma direi che PES ha già iniziato a essere gli sgoccioli già da un paio di settimane, anche con gli aggiornamenti. Quest'oggi andremo a vederli in breve e molto velocemente, quelle che sono, a partire da subito, le sfide di oggi. Troviamo una One Match Challenge online, ma se entriamo nello specifico online non troviamo la COP, e già di qui, insomma, si abbassa di molto il punteggio che gli darò a fine aggiornamento, a fine video, diciamo così. Una One Match Challenge, che è una partita singola per vincere un giro nel National Star A, che anche qui hanno messo un pool con 150 giocatori. Un pool molto piccolo, perché chiaramente siamo verso la fine, il gioco ormai, per chi non l'avesse iniziato da poco, è veramente alla fine. Troviamo nelle controcom la classica Challenge Cup nelle varie giornate, con il preparatore di abilità per 14, poi troveremo il preparatore di posizione per 6 e poi troveremo quello che darà la gente, la Challenge Cup che darà la gente per vincere il giocatore Silver più livello 1. Che dire, poca roba. Non mettere le COP o non lasciarle addirittura libere sempre, col doppio dei GP, perché comunque, insomma, questi contratti di questi giocatori IF pesano parecchio. Che dire, insomma, pochissima roba. Andiamo a vedere negli assumi allenatori se per caso vedo il mio Kittelby con un modulo differente dal suo esistente, che è il suo 4-3-3 con tre punte. Volevo vedere di almeno mettermi il secondo allenatore, il vice, con un altro modulo, sempre lui con un altro modulo, come secondo allenatore. Non c'è, non lo trovo quasi mai, a dire il vero non l'ho mai trovato neanche col 4-3-3, ma già ve l'ho detto in altri video. Poi sinceramente ormai ci gioco più poco, diciamo così, anche se non è un bel termine corretto. Ok ragazzuoli, rimangono quelli che sono da vedere, pool, ovvero troviamo il National Star A e B, andremo a vedere nello specifico, che sono 150 giocatori, andremo in bersagli, insomma, palle nere, tra cui anche qualche giocatore che possiamo trovarlo negli svincolati, ovvero per via delle licenze Lewandowski, e altri giocatori tipo Boateng, poi mi è sembrato di aver visto anche Alaba, infatti c'è. Insomma, non tantissime palle nere, io queste già le ho tutte, non mi interessano questi pool come non mi sono interessati i precedenti. Ok, do un'occhiata veloce, così per chi non avesse ancora modo di essere a casa, di vedere anche nel National Star B. Anche qui troviamo alcuni giocatori che fanno parte del Bayern Monaco, tipo Rodriguez e Hummels, anche Kimmich, insomma, Werner, che insomma è un giocatore forte, interessante da provare, molto veloce, anche lui fa parte della Bundesliga. Ok, per chi diciamo avesse un po' di GP e volesse questi giocatori, sicuramente è un pool conveniente. Vabbè, usciamo da quelli che sono i pool che non mi interessano, andiamo a vedere i Player of the Week settimanali. Cosa hanno inserito? Hanno messo anche della Premier League russa, i gol del mese. Andiamo a vedere da questi l'elenco bersagli.
Allora, troviamo Pereira, Miranchuk, Eremenko, Despotovic, se non ho letto male, Zinkovski. Beh, giocatori neanche molto interessanti, oddio, a parte questo trequartista Miranchuk, giovane, che potrebbe essere un giocatore interessante, ma ormai, come dico, ormai, i giocatori del club in risalto, a meno che non siano proprio stellari, non conviene proprio più girarli, almeno io non li sto girando. Andiamo a dare un'occhiata nel Santos, che se non sbaglio, quando lo misero la prima volta, c'era Rodrigo. Cioè, di nuovo, però lo troviamo palla oro, nel precedente era palla nera. Io ce l'ho palla bronzo, quello nero l'ho convertito sul bronzo perché costa meno a livello di GP da mantenere, a livello di contratti, insomma. Come palle nere ne troviamo due, troviamo Sanchez con 34 anni, 1,70 m, 13 livelli di crescita, giocatore assolutamente non interessante. Poi Mota 25 anni, 1,72, un giocatore che potrebbe anche essere provato, ma non vale la pena girarlo, rischiando soprattutto con una percentuale così alta di beccare la palla oro. Perciò, scartati questi due, andiamo a dare un'occhiata al Palmeiras. Qui io mi ricordo che quando lo misero praticamente la prima volta, pescai proprio Felipe Melo, secondo me mediano fortissimo, ce l'ho già, pertanto non vale la pena sicuramente rigirarlo. Troviamo Dudu, Lucas Lima, anche Borca l'ho preso nell'altro, l'altra volta che uscì l'ho presi, Borca, giocatore interessante, stavo provando a livellarlo, poi chiaramente dopo con l'arrivo di altre punte molto importanti mi sono fermato, non l'ho portato avanti, mi sembra che sia over il 90, può crescere ancora perché ha diversi livelli di crescita. Interessante, Bruno Henrique, 29 anni, 16 livelli di crescita, un mediano che può arrivare a 91, Weverton, portiere di 31 anni, non mi interessa, Gomez, 25 anni, potrebbe diventare interessante, ma è abbastanza lento, e poi troviamo Daverson, che direi che proprio niente di che. L'unico, diciamo, che potrebbe meritarsi un giro è Dudu, ma di ESA ne ho talmente tante che non lo farei mai giocare. Poi, siccome si gioca poco, molto meno rispetto a che all'inizio, diciamo che facciamo, come poi detto già anche in altri video, faremo soltanto i Player of the Week. Andiamo a vederlo nello specifico, i Player of the Week di questa settimana. Troviamo un interessantissimo Vidal, con tante abilità rinforzate, tra cui anche la resistenza. Già possiede un'ottima forma fisica, lo si trova in lettera A, qui eventualmente ci fosse questa pescata di Andrea a mettere subitissimo sopra il mio pallanero normale per potenziarlo, perché ha 11 livelli, potrebbe arrivare a 92-93. Interessantissima questa carta. Mané, anche lui ce l'ho livellato, palla nera normale, non if. Interessante pescata anche questo Mané, non mi dispiacerebbe a sinistra, non mi dispiacerebbe. Poi troviamo un Gundogan in Inghilterra, anche lui come CC, interessante, 15 livelli di crescita, 28 anni, secondo me non arriva altissimo, Troviamo un Laporte che gioca sempre in Inghilterra, nel Manchester City, anche lui con qualche statistica aumentata di qualche punto. Interessante sta carta, ma anche qui a difensori centrali sono messo bene. Ecco, qui Donnarumma, oggi un amico che saluto, Simone, mi ha chiesto se questo cresce più di quell'altro. Sinceramente non mi ricordo quant'era il primo Donnarumma che ho trovato nei club in risalto del Milan, non me lo ricordo. Poi troviamo un De Silvestri, che non capisco perché abbiano messo lui e non Belotti, e di qui andremo sempre a dare un voto a fine video per quello che riguarda l'aggiornamento di oggi. Un Mario Rui, che per carità può aver fatto bene, un Tadic, che qui mi lascia un po' basito perché sì, ha fatto una doppietta,
ma siccome ho guardato, ho dato un'occhiata in R Divisie, c'è un giocatore pallabronzo che si chiama MLAPA Mlapa, che ha fatto tripletta con anche assist, diversi assist, perché ha vinto 6-7-0 la sua squadra, e non capisco perché non ci sia nemmeno tra le palle oro. Mi lascia un po' perplesso questo metro di valutazione che ha Konami per quello che riguarda i giocatori IF, tra cui anche il discorso dei Silvestri. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti, ragazzuoli, andiamo avanti. Scopriremo poi eventualmente se ci fosse la pescata di Donnarumma, se cresce di più questo o quello che già ho in squadra è già al massimo di overall. Oppure lasciatemi i commenti qui sotto se avete già avuto modo di confrontare e di vedere. Benissimo, io direi che possiamo andare con le prime girate. Vai. Primo giro di questi Player of the Week. Giovedì 16 maggio si va in Italia, attenzione, del Torino, De Silvestri. Vabbè, vabbè, è sempre una palla nera, c'è la possibilità di pescare anche la palla oro. Già, voglio dire, una palla nera arrivata, 30 anni, giocatore che non so, interessante, per carità, 16 livelli di crescita, potrebbe anche arrivare a 90 De Silvestri. Ma fisicamente c'è, perché 1,86, 84 kg per un contatto fisico di 82, elevazione 87, non è una brutta carta, assolutamente, non è una brutta carta De Silvestri, però sicuramente al suo posto si preferiva un Belotti, che non mi sarebbe dispiaciuto come pescata. Proseguiamo con la seconda. Speriamo a questo giro di non andare di nuovo in Italia, nel Torino, si va in Francia, penso anche già di aver capito, palla oro del Lione se non sbaglio, Cornet e un Cappuccin del Lione, sì, ha tanti tanti livelli di crescita Cornet, è una palla argento in essere se non sbaglio, ha la prolifica. Carta interessante, ma ribadisco, ormai a questo punto della stagione e su quella fascia ne abbiamo tantissimi, per carità, un ottimo giocatore, ma al momento ce ne facciamo ben poco, lettera A chiaramente come Player of the Week. Ok, andiamo con l'ultima pescata di oggi, sicuramente non saremo fortunati perché quest'anno con gli IF è andata veramente male, intanto arrivano le richieste di amico che andrò subito a inserire. Di nuovo palla oro, incredibile, di nuovo lui quest'anno con gli IF, direi che questa ennesima pescata mi porta a dire che con gli aggiornamenti settimanali e le pescate del giovedì io termino qui, mancano ancora un paio di giovedì diciamo a livello di Player of the Week, ma vedo le ripetute pescate, le ripetute palle oro, la fortuna che non arriva. Io vi porterò comunque l'aggiornamento, ma direi che da qui in avanti non ci metterò più monete per girare i giocatori della settimana, perché diciamo anche non giocandoci sicuramente non è corretto l'uso che si fa delle monete nei club, perché un conto è prenderle, girare il giocatore, se poi dopo gli si fa fare almeno le 10 partite o lo si usa perlomeno il gioco. Ecco, ragazzuoli, questo, per questo aggiornamento direi che è tutto. Io con il secondo Cornet e De Silvestri nei Player of the Week di questa settimana direi che posso chiudere qui. Signori, vi invito alla live che faremo domani sera, si parlerà del PES Academy. Non vi lascerò altre descrizioni o dichiarazioni in merito, vi dico soltanto seguite la live, saremo io e Rudy Salerno, non so se avrò modo anche che ci sia con me in audio anche Davide Deida, che è l'altro admin di PES Italia. Per quello che riguarda questo nuovo gruppo che nasce con un intento ben specifico, che lo andremo a vedere domani sera insieme in live,
Ragazzuoli, da GavGamer74 è tutto, vi invito a condividere il video se vi è piaciuto, di lasciare un like, di iscrivervi al canale di Italia Top Game, che troverete il link qui sotto in descrizione, per rimanere sempre aggiornati su PES. C'è Fabrizio su quel canale che porta contenuti, diciamo, su quello che sono gli aggiornamenti, ma quasi in tempo reale, come aprono i server. Vi consiglio di seguirla, la pagina, per chi è fuori al lavoro e non ha modo di vederli prima di sera, lui appena aprono i server ha modo di farlo vedere. Pertanto, ragazzuoli, da GavGamer74 è tutto, ci vediamo nella live di domani, non perdetevela. Per questo aggiornamento il mio voto è 4. Da GavGamer74 è tutto, bella a tutti, bella, ciao! Let it go.